quando noi abbiamo fatto la prima stampa 3D era il 2010, quindi in realtà il movimento maker in Italia ancora non era ben definito. Essere un makers può essere tradotto anche come artigiano tecnologico, qualcuno che prende elementi più o meno poveri e li arricchisce con la tecnologia che ha a disposizione o di cui trova schematici e altro su internet, e quindi tira fuori qualcosa di nuovo. La singola persona, ad esempio, non ha la necessità di fare molti prodotti in serie per avere costi ridotti, ma può fare anche il singolo oggetto a costi molto contenuti. Ci sono tantissimi esempi di realtà legate ai makers da cui stanno nascendo tante start-up, quindi tanti nuovi modi per fare girare l'economia e per fare industria. Il futuro a cui puntiamo nell'immediato è quello di dare una base solida alla nostra attività, quindi poter dar luogo a un'azienda vera e propria che si occuperà di stampante tridimensionale, non solo. La Maker Faire è appunto un centro di raccolta di tecnologie, di attività più o meno nuove dal punto di vista appunto della tecnologia, ma anche dal punto di vista delle emozioni che possono suscitare. E poi è un modo anche per far sapere agli italiani che non c'è soltanto la crisi in questo paese, ma ci sono anche tante persone che fanno cose spettacolari. L'Italia è legata alle pratiche artigianali e molto probabilmente grazie a queste potremo anche trovare nuovi metodi e modi di lavorare.